Ritengo questa iniziativa particolarmente importante, proprio per la modalità anche, non un convegno una tantum, non un esercizio ogni tanto pubblico per dire. In realtà invece questo lavoro continuo che si sta facendo con le scuole, una riflessione che va avanti tutti i giorni e tutto l'anno, e questo credo che sia davvero la cosa più importante. Noi abbiamo bisogno di seminare, abbiamo bisogno davvero di mettere radici di una nuova consapevolezza di quelle che sono state le dinamiche, lo dicevamo bene anche questa mattina, di come è intrecciata l'economia oggi con le mafie, con le dinamiche dell'illegalità. Ecco, solo parlando ai giovani, riflettendo con loro, davvero si può fare un passo in avanti. Il futuro di questo paese dipende sì da una ripartenza economica, ma non può essere solo una ripartenza economica perché è troppo intrecciato con quelli che sono dei mali profondi che questo nostro paese ormai ha incamerato. Quindi io anche proprio come insegnante, ritengo importantissimo questo modo di agire. L'amministrazione provinciale ha fatto un lavoro veramente importante e mi auguro che possa continuare insieme agli enti locali. Io mi occupo poi come parlamentare del tutto il tema dell'agroalimentare. Ecco, anche qua veniva anche detto questa mattina, il tema delle agromafie è un tema enorme in un settore che ha grandissime potenzialità, però il peso dell'illegalità anche qua è veramente grandissimo. Quindi in un settore che avrebbe potenzialità, avrebbe enormi potenzialità per l'economia del nostro paese, però in questo si stanno inserendo proprio perché dove ci sono potenzialità e prospettive, le mafie intravedono prima di altri le possibilità e quindi mettono immediatamente un peso enorme e un freno veramente troppo grande.